Ci troviamo al Parco Urbano a Mazara del Vallo, Parco Urbano inaugurato alcuni giorni fa dall'amministrazione comunale di Mazara. Con noi i progettisti dello studio Caradonna. Sabrina Caradonna, allora, come nasce l'idea e la creazione di questo bellissimo Parco Urbano? Allora, mi piace raccontare questo parco innanzitutto partendo dal ringraziare, che mi sembra la cosa più importante, ringraziare il nostro sindaco nella figura del dottore Salvatore Quinci, che ha creduto nel nostro progetto e soprattutto è riuscito nella sua proposta, quando la prima volta siamo venuti qui, a farci vedere quest'area che era veramente un'area assolutamente innanzitutto invisibile. Perché non si sapeva nemmeno per quanta sterpaglia ci fosse, non si sapeva nemmeno che cosa ci fosse qua dietro. E ha detto questo deve diventare un parco urbano. E da lì abbiamo cominciato forse anche un po' a sognare, a cercare di capire come questo spazio potesse diventare fruibile. E dico che ci siamo riusciti, perché io mi emoziono tutte le sere che abito da queste parti, passo, i ragazzini lo chiamano il parchetto. E vivono questo spazio come luogo di aggregazione, come luogo di scambio, ed è veramente in un quartiere come questo, pieno di palazzine, mi fa sentire veramente cittadina, perché nelle grandi città ci sono i parchi urbani in cui ci si aggrega, si passa del tempo, insomma, si vive anche uno spazio verde. Quindi, grazie alla sua lungimiranza, l'idea che poi noi abbiamo sviluppato, adesso i miei colleghi vi racconteranno un po' meglio. Però quello che mi piacerebbe far passare come messaggio è come il degrado davvero a volte può essere trasformato in bellezza e la bellezza ci salva sempre. Ecco, Sabrina, mentre parlavamo, mi sono accorto che sono arrivate delle persone con degli animali, con dei cani. Peppe, Esatto. tu che ami anche gli animali, no? Sì. Ti vedeva appassionatamente, guardare i cani che entravano e si andavano a collocare col proprio padroncino in un'area specifica. È bello ammazzare che esiste anche questa realtà, no? Sì, è bello perché siamo riusciti a dotare questo parco di diverse aree. Una di queste è proprio l'area cani, che dà possibilità alle persone di portare il proprio animale e poterlo fare stare tranquillamente in un'area, assieme a tante altre aree, all'area gioco bambini, all'area fitness, all'area verde, tutte aree che completano questo progetto. Un progetto che è stato a volte difficile, abbiamo avuto a che fare con una dotazione finanziaria non enorme e dico, fare collimare tutte cose non era facile, eppure penso che il risultato sia ottimo. Poi grazie a loro, gli architetti, perché io alla fine sono un progettista, ingegnere, controllavo più numeri e strutture. Sì, sappiamo che lo studio Caradonna fa un lavoro di squadra, no? È tutta la famiglia, tutta l'equipe che lavora per la realizzazione, che passa dall'idea alla progettazione e successivamente alla realizzazione. Infatti Piero, Sì, perdonami, lo voglio volevo. interrompere perché lui si dà un po' meno rispetto a quello che invece il lavoro degli ingegneri è stato enorme. Tanto il direttore dei lavori era nostro padre. L'ingegner Vito Caradonna Salvatore. che ci sta seguendo. Salvatore Caradonna. Salvatore Caradonna, Salvatore ecco, detto scusa. Pino. Ecco, detto Pino. Salvatore detto Pino. Sì. E devo dire che il lavoro degli ingegneri è stato veramente notevole perché io ricordo lontanamente il lavoraccio sulle pendenze e quant'altro che raccontalo tu, che è meglio. No, io invece dico che abbiamo lavorato, ma devo dare invece merito all'architetto Diodato che ha avuto un'idea che voglio che racconti, Assolutamente sì. perché l'idea iniziale Certo. l'ha avuta l'architetto Diodato. Ed è stato un piacere metterla in pratica. Allora, l'idea progettuale di questo parco nasce da un contrasto fortissimo che c'è tra la zona dell'abitato, dell'urbanizzato e la zona invece del terreno che era abbandonato e incolto. Abbiamo tentato quindi di creare queste due piastre su cui al momento stiamo parlando come delle zone di diaframma che facciano da filtro tra la zona cementificata e la zona verde. Questo ci ha permesso di avere anche uno spazio che potesse accogliere le zone d'ombra, le sedute e il portale monumentale di accesso. Il parco vero e proprio invece, che è delimitato e attraversato dagli autobloccanti, questo per avere il minore impatto possibile sul terreno, invece divide due aree che volutamente sono state divise fra di loro, una dotata dei servizi di cui parlava poc'anzi il mio collega, quindi area gioco per bambini, area fitness e area sgambamento cani, e invece l'altra area è stata lasciata, come vedete alle nostre spalle, volutamente libera, Certo. completamente sgombera.
Questo serviva sia a noi che alla comunità ad avere una visione di come fruire il parco, che quindi può diventare teatro di picnic all'aperto piuttosto che momenti di gioco per bambini, perché no, rappresentazioni teatrali. Importante è stata anche la scelta delle essenze arboree, perché abbiamo tentato di mantenere sia piante del luogo, quindi piante nostre, la nostra macchia mediterranea, sia di avere delle piante a fioritura di colori diversi, in modo che chi fruisce il parco possa anche percepire il susseguirsi delle stagioni. A coronamento di questo progetto abbiamo anche realizzato questo murale alle nostre spalle, lungo 40 metri e alto 3 metri, un bel lavoro, realizzato da me con l'aiuto di un paio di artisti, proprio perché volevamo trasmettere con i colori quello che è stato lo spirito guida del parco. Vale a dire, ogni colore rappresentava per noi ideologicamente una funzione, e queste funzioni, seppur nette, riescono a sposarsi fra di loro ed essere unite. Ecco, Sabrina, papà Pino è lo storico della progettazione di tante opere importanti a Mazara del Vallo. È la mente storica, no? Sa tutto di Mazara del Vallo, ha realizzato tanti progetti. Dietro a lui si nasconde una grande storia, una grande esperienza tecnica. Sì, che lui tra l'altro non vede l'ora di delegare. C'è questo suo sapere immenso, di cui noi facciamo tesoro, perché giustamente abbiamo avuto la fortuna, grazie a Dio, di poter usufruire di questo suo sapere e soprattutto di poter attingere a queste esperienze. Siamo davvero fortunati da questo punto di vista. Ecco, Mazara del Vallo ha bisogno di menti eccelse anche di questo genere, è fondamentale, no? Soprattutto una persona quando sa tutto della propria città, per quello che ha creato storicamente. Lui è a servizio di cui, quando serve lui c'è, lo dice sempre. Sabrina, tu hai realizzato anche delle altre opere a Mazara del Vallo, c'è l'ingresso in città, no? Da chi arriva dall'autostrada c'è quella bella scritta Mazara del Vallo, hai realizzato... altre belle... Hai contribuito parecchio per il bene della città. Diciamo che ecco, questi sono spunti di conversazioni, di connessioni attive con l'amministrazione. Noi siamo molto connessi con l'amministrazione. Io penso che lo scambio di idee porti sempre buoni frutti, quindi non mi sento la progettista di... assolutamente, anche perché vorrei dare meriti che non sono miei, però che ci siano delle connessioni che funzionano, sì, quello sì, su tante piccole cose. Ecco, Mazara del Vallo, diciamo che dopo queste dimostrazioni tecniche, dopo questa innovazione che abbiamo visto anche con la realizzazione del parco urbano, può guardare avanti per altre iniziative, no? Che vanno a modernizzare la città. Ma io le sto già vedendo, nel senso che quando abbiamo inaugurato qui il parco sentivo il sindaco che parlava di tutte le iniziative che sono in essere, e sono tante. È chiaro che la città ha bisogno di queste iniziative e di tante altre, però è fondamentale credere in un operato. Io non lo so se questo sindaco farà altri 5 anni o meno, non ho idea, però io mi piacerebbe pensare in una continuità, ha una continuità, perché vorrei vedere realizzati tanti progetti, e in questo momento è proprio il momento in cui stiamo raccogliendo dei frutti, mi piacerebbe vederne ancora. Architetto Diodato, come vede la città del futuro? Questa è una bella domanda. L'avevo preparato ieri. Grazie. devo dire la verità, io apprezzo una fascia della gente di Mazara, che sono i giovani che hanno deciso di rimanere a Mazara e lavorare a Mazara e svolgere le proprie professioni a Mazara. E ho tanta stima di chi riesce a fare questo, me compreso. Io la vivo come uno stimolo molto forte, perché forse è più facile andare all'estero, è più difficile rimanere qui e cozzare con i problemi che la città presenta, perché sappiamo tutti i problemi che ha Mazara, sappiamo tutti i problemi che ha il sud in generale. Quindi le lentezze burocratiche, quindi il fatto che ci siano pochi giovani disposti a mettersi al servizio. Io vedo una città che ha una vocazione turistica fortissima e che è quello su cui noi dobbiamo puntare. Quindi da ogni piccolo tassello riusciremo a costruire il futuro di Mazara. Sabrina, come vogliamo chiudere questo nostro incontro in questo bel parco urbano? Che come vedete attraverso le immagini di Emanuele è sempre frequentato. Noi da un paio di ore che siamo qua abbiamo visto che molta gente viene, va via, chi porta gli animali. In effetti prima non si sapeva dove portarli, oppure si portava anche a fare bisognino un po' per le vie del centro.
Allora, io ho un motto ultimamente, cioè più vado avanti con l'età, più penso in maniera sempre più forte che la bellezza ci salverà. E quando dico bellezza non dico, basta un'inquadratura di questo luogo per raccontare che cosa si può fare con un luogo degradato. E penso che questo debba essere il mood proprio che ci deve guidare un po' a tutti nelle scelte che facciamo quotidianamente, nel lavoro e non. Allora, noi ringraziamo i progettisti del Parco Urbano, il gruppo dello studio Caradonna, e vi diamo appuntamento alle prossime progettazioni, alle prossime opere. Grazie. Grazie. Grazie, buonasera.